incorporata al nostro repertorio. Il maestro Dashan ha fatto un arrangiamento a quattro voci di coro misto, per un coro misto, perché in principio era per un coro maschile. Allora, parlami d'amore, Maria.
musicali popolari dell'Uruguay, un tratto molto caratteristico deriva direttamente dalla cultura africana presente a Montevideo al tempo della colonizzazione, attraverso l'infame traffico degli schiavi neri. Si tratta di un complesso ritmo sincopato in carica di tamburi di legno e di pelle, differenziate per la loro dimensione e sonorità da alto a basso, il cicco, il repique e il piano. La comparsa, o comparsa, è composta da una corda di tamburi e da un corpo di danza che su questo ritmo esegue una danza in cui si distinguono diversi personaggi, ognuno con la sua caratteristica coreografica e significato: la vecchia mamma, il gramigero e l'escovigero, e un corpo di ballerini di entrambi i sessi davanti alla vedette, fiancheggiata da un ballerino. Loro annunciano e fanno strada al gruppo nella loro marcia per le strade, i portabanderas e i portaestandartes. Il candombe è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. In questa occasione lasceremo, per finire il nostro programma, e nel contesto del maestro Esteban Tashan, tre temi interlacciati, rappresentativi di questo ritmo: Baile del Candombe, d'autore anonimo, Cece, di Giorgio Ross e Manolo Guardia, e Cresce dal Piede, di Alfredo Citarrosa. Candombes.